Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra puntata numero 647 di Nel segno del Graal, voci dai mondi sempre più invisibili. Al microfono Rosalba Nattero, non c'è l'espertone stasera perché era occupato in altre faccende, però abbiamo qui Luca Collarelli e Andrea Lesmo. Ciao Luca. Ciao Rosalba, ciao a tutti. E ciao Andrea. E ciao. E ciao. Siamo quindi qua in compagnia di due dei musicisti, siamo tre musicisti del Lab Graal, quindi non parleremo di Lab Graal, ma parleremo di cose, di stranologie varie. Abbiamo Bob in sala regia che salutiamo, ma prima di addentrarci in un argomento che ve lo annuncio, parliamo di fantasmi, stiamo andando verso Samhain, Halloween, e quindi non si può non iniziare a parlare di fantasmi. Prima però di addentrarci nell'argomento andiamo con il primo brano, sono i Kasabian. Make you see.
Torniamo a noi e parliamo di fantasmi. Ma quando si parla di fantasmi, inevitabilmente si viene in mente tutta una storia infinita, non solo di apparizioni e di leggende, miti, eccetera, ma proprio anche storiche, perché nella storia da sempre l'umanità ha questo problema di visioni che arrivano, apparizioni che arrivano da non si sa bene dove, da altre dimensioni. Possiamo citare che 90.000 anni fa la tomba di un cacciatore ritrovata nella grotta di Skul, nell'odierna Israele, ci sono stati dei ritrovamenti dove gli è stato appoggiato al braccio del defunto la testa di un cinghiale, così come auspicio di buon ritorno dall'aldilà. Io non so se è stato veramente un buon auspicio per un cacciatore, perché quel cinghiale lì gli avrà fatto un paiolo così. Ha reso difficile infatti il percorso, esatto. Oppure pitture rupestri di 20.000 anni fa che raffigurano viaggi in stato di trance. Ci sono anche, c'è descritto il percorso nell'aldilà molto bene per gli antichi egizi, è descritto in maniera precisissima e dettagliata nel libro, nel famoso libro dei morti, che in realtà poi il libro dei morti può essere inteso anche come un vero percorso di iniziazione. Comunque se ne parla da sempre di queste apparizioni e di questo, in effetti da sempre si muore. Questa penso che sia una delle pochissime certezze che possiamo avere. Si muore, no? È vero, Luca? Beh, direi che dall'antichità ad adesso non è cambiato nulla. Continuiamo a morire esattamente come prima. Io non sono ancora sicuro. Non per me sicuro. Comunque. Beh, comunque non è che hai una bella cera, Andrea. In effetti, però, finché non moriremo, come facciamo a essere sicuri? Mica si può dare niente per scontato. È giusto. Oppure Omero che conduceva Ulisse nel regno dei morti affinché la madre e il veggente Tiresia gli indicassero la strada per arrivare alla sua amata Itaca. Comunque a Roma Roma era codificata nella legge delle 12 tavole che proibivano assolutamente di sotterrare i morti all'interno della città, proprio perché non dessero fastidio ai vivi, e potremmo citarne a iosa di cose del genere, anche proprio storiche. Con il Lab Graal, con i miei amici del Lab Graal, ci interessiamo anche di queste cose strane. Del resto, se siamo qui a parlarne è proprio perché mondi invisibili, mondi sempre più invisibili, a noi piace affrontare la ricerca al di là dei confini e dei paletti che possono dare un certo scientismo di cui sembra che non si possa parlare di certe cose. Quindi Luca, cominciamo da te. Cosa puoi dirci riguardo a questo argomento? Ma tra l'altro, rispetto a quello che dicevi su antiche tradizioni, ne approfitto proprio per una notizia che ho letto che è successa da poco, dove è stato fatto un ritrovamento in Italia, vicino Perugia, uh-huh, in una tomba insomma medievale, più o meno di quell'epoca lì, dove praticamente c'era un ragazzino con un tipo di sepoltura che veniva praticamente dedicata a quelli che si riteneva fossero dei vampiri, nel senso che è stato ritrovato questo scheletro con una pietra in bocca, che era appunto un modo per scongiurare il fatto che questa creatura tornasse nel mondo dei vivi. Quindi per dire che questo rapporto tra morte e vivi e ritorno dei, esatto, morti nel mondo dei vivi e viceversa è una cosa che è sempre esistita. Infatti tutte come dicevi tu, le antiche tradizioni parlano di questa interazione fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Una mia considerazione è che una volta era forse vissuta come una cosa molto più naturale di adesso. Certo. Adesso è un po' appannaggio della religione che dà tutti i suoi voti, se stai bravo vai in paradiso. Se ma che poi la stessa religione, reincarni, esatto, in un la stessa chiesa, principe, ha sempre visto male questo rapporto coi morti e ha sempre criminalizzato le apparizioni, ma se n'è sempre occupata, perché ad esempio nel 200 è nato il purgatorio, e il purgatorio pare che sia nato proprio per metterci dentro questo argomento, per metterci dentro i morti, perché non sapevano bene dove metterli. Beh, infatti a Roma, a Castel Sant'Angelo, c'è il museo del purgatorio, esatto, che in realtà sono
tutti delle prove di fatti strani, successi appunto di calchi di mani, sì, di fantasmi. C'è la chiesa delle mani di fantasmi. E per un ente che di solito un po' scomunica certe pratiche, sembra un po' un controsenso. Un po' un controsenso, ecco. Certo. Andiamo con un po' di brano, un altro brano, così, e poi dopo passiamo anche ad Andrea, alle sue esperienze del dopo morte. Per il momento prima morte. Prima di morte, subito prima. Allora andiamo con Kate Bush, Jig of Life. Hello, old lady. I know your face well. I know it well. She says, na 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 na. Be sitting in your mirror now. Is the place where the crossroads meet? Will you look into the future? Never, never say goodbye to my part of your life. Oh, no. Time, she said, it doesn't belong to you, she said, it belongs to me, and your little boy, and your little girl, and the one hand clapping there on your palm is my little line, when you're written in mine is an old memory, na 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 a noi. Andrea Lesmo, com'è il tuo rapporto con questo argomento?
Volevi agganciarti a quello che ho detto prima? Sì, perché trovo che è un argomento piuttosto... cioè che in genere uno non ci pensa tanto perché ha altre cose a cui pensare, però in realtà è una dimensione che secondo me è lì che è lì. C'è, per cui un po' ce l'abbiamo intorno. Rispetto a quello che si diceva prima, rimane il fatto che ci sono le istituzioni che hanno sempre preso posizioni diverse a seconda di cosa gli conveniva, in un certo senso rispetto proprio all'argomento, per cui chiaramente la cultura viene condizionata in un ambito che è difficile da definire. Per esempio la Chiesa non gli conveniva evidentemente fare in modo che i cittadini o i credenti si prendessero rapporto diretto con quelli che possono definire defunti, e ha stabilito delle leggi dicendo praticamente cioè se non è Dio stesso che manda questi spiriti, noi non possiamo avere un contatto diretto con loro. Hanno fatto diverse encicliche, hanno fatto un'enciclica nel 1856, 4 agosto, che dichiara che illeciti sia il magnetismo sia le pretese evocazioni delle anime dei defunti. Poi dopo, nel 24 aprile 1917, hanno di nuovo fatto tutto un discorso e che poi la decisione definitiva viene approvata da Benedetto XV il 26 di quello stesso aprile. E lì c'era pieno periodo spiritista, dello spiritismo, sì, il fenomeno ormai era dilagato. Il fenomeno evidentemente era uscito di controllo da loro, nel senso che chiaramente ci saranno stati tantissimi ciarlatani, gente che si è approfittata, però comunque loro hanno preso la decisione per dire è vietato fare le sedute spiritiche, esatto, usare il magnetismo e qualsiasi attività di questo genere. Però vorrei anche ricordare che c'è un passo di Giovanni Battista dove dice chiaramente i morti non sono in grado di tornare sulla terra, ma molti rimangono. E questo praticamente fa... E poi in effetti quello che dicevi tu, anche Paolo VI a un certo punto ha addirittura insignito Jürgenson, quello della psicofonia, come cavaliere dell'ordine di San Gregorio, proprio dicendo che la metafonia comunque era una cosa che poteva essere, quindi parlare con gli spiriti attraverso strumenti. È sempre stata un po' borderline la Chiesa su questo argomento. Spieghiamo anche che cos'è la... Ah sì, sì, giusto. La metafonia praticamente è una tecnica di captare le voci che si presume vengano dalla dimensione dell'aldilà con delle apparecchiature elettroniche. E questo Fred Jürgenson, esatto, che era un tecnico, cioè un tecnico radiofonico, a un certo punto si era messo in un bosco a registrare, lui era svedese, si è messo in un bosco a registrare i canti degli uccelli, poi dopo per vari motivi li aveva sentiti a metà della velocità e in mezzo a quei cinguetti praticamente c'erano delle voci che dicevano quindi chiaramente casuale proprio casuale. Beh, in quel caso è stato proprio casuale, poi da lì ha iniziato una ricerca a cui noi ci siamo anche interessati, perché sì, abbiamo fatto anche degli esperimenti molto notevoli, tra l'altro, sì, hanno dato degli effetti una ricerca notevoli. Che poi ha continuato anche Constantin Raudive in maniera ancora più sistematica, e in effetti noi abbiamo provato con dei risultati piuttosto notevoli, inquietanti. Abbiamo anche realizzato una cassetta, allora c'erano ancora le cassette. Comunque è un dato di fatto che la Chiesa si è sempre infilata, impossessata di tutti gli ambiti, sia dei vivi che dei morti, per cui non poteva lasciarsi sfuggire un fenomeno del genere. Difatti se ne occupano loro, perché sono loro che determinano come fare per andare in paradiso, in purgatorio o all'inferno. D'altra parte tutto ciò che riguarda la spiritualità deve essere mediato da loro, per cui infatti, ovviamente anche un campo così di difficile gestione. Cioè, per esempio, anche nello sciamanesimo sono gli sciamani che hanno più che più si occupano della faccenda. Perché infatti ci sono dei rituali, tipo qui ce n'è uno che dice... Che tipo di sciamanesimo? Sciamanesimo di tipo etnico, di tipo questo qua, del siberiano, in cui dice ritorna alle tue ossa, non andare in giro a
a disturbare di porta in porta rispetto al, riguardo agli spiriti che in qualche modo non vogliono accettare il fatto di essere in un'altra dimensione, magari rimpiangendo il sole, rimpiangendo... Allora, per cui però lì si tratta di pratiche che comunque sono più vicine alla, alle persone. Invece il fatto di voler proprio negare il contatto con una cosa che comunque in qualche modo viene automaticamente, certo. E quello vuol dire un po' depistare, diciamo, certe esperienze. Certo. Ecco. Tu avevi ancora anche delle cose che hai raccolto, delle testimonianze, mi sembra, che volevi, di cui volevi Ma parlare. Ma no, era interessante, sempre parlando a livello storico, il fatto che nel periodo risorgimentale, diciamo, ci sono delle persone di alto livello, di un certo rilievo, diciamo, a livello storico, proprio, che si sono occupate di questi fenomeni. Tipo qui, vabbè, io riportare Massimo D'Azeglio, che nel 1864 ha pubblicato diverse lettere in cui dice che per quel che riguarda lo spiritismo, di cui lui è stato molto, ha cercato anche di diffondere in un certo senso, perché lui era stato molto colpito da certe esperienze spiritiche che aveva fatto, e lui diceva che è una cosa che riguarda non solo una cosa religiosa, ma che proprio riguarda anche proprio la filosofia, se vogliamo, per cui una ricerca che l'individuo è giusto che faccia. Certo. Di lì poi ci sono stati diversi, cioè, se dico questi, cioè, mi viene da citare questi personaggi perché sono nella cultura, diciamo, sono molto valutati, per cui magari se si parla di ciarlatani, dice, ecco, tutto bello, però questi personaggi che sono piuttosto valutati hanno cercato, però sono cose di cui non si parla, non, cioè, si queste parla citazioni tanto. Non le, cioè, non tipo, vengono, vabbè, rese note. Garibaldi, anche se qualcuno, cioè, anche se è molto discusso come personaggio, però lui anche ha fondato la prima associazione animalista italiana, l'EMPA, ecco, diciamocelo. E poi ha promosso gli studi dello spiritismo. Esatto. C'è da dire che comunque quelli è all'epoca d'oro dello spiritismo. Sì. Cioè, proprio quel periodo che citavi tu, sull'onda di Allan Kardec, che nel 1957 aveva pubblicato il libro degli spiriti, di lì, e poi lo spiritismo in quel periodo è appunto proprio il massimo splendore. In effetti era un bel momento per la ricerca. Sì. Allan Kardec ha iniziato, secondo me, l'idea che mi sono fatta io, da ricercatore, perché lui voleva davvero dei dati, voleva... Secondo me, io mi sono fatta questa idea, essendo lui, tra l'altro, pare che fosse un druido bretone, eccetera, voleva dei dati sull'aldilà, e allora ha cercato di attivare questo contatto. Poi purtroppo è diventata una religione, è diventata una cosa talmente codificata che toglieva qualsiasi magia a questo tipo di rapporto, il libro degli spiriti, gli spiriti, cioè tutta una classificazione dei vari spiriti, eccetera. Se ci si atteggia già con questa predisposizione in testa, cioè non con la curiosità fine a se stessa, ma sapendo già dove catalogare, dove ficcare gli spiriti che contatti, secondo me perde proprio magia e anche lo scopo finale. Però penso che lì c'entri sempre, se un filtro di una religione, che in questo caso era quella cattolica, però potrebbe anche essere quella, insomma, tutte le grandi religioni un pochino filtrano una visione del genere, è chiaro che poi prende subito un aspetto legato a delle morali, oppure comunque dei connotati che comunque non è che sono reali. Anche quello della reincarnazione, che non so perché tutti si devono reincarnare su delle robe fighissime, e mai su dei disgraziati che non valgono niente, è un po' troppo comodo. Però devo dire che io sono stata al Père Lachaise, dove c'è la tomba di Allan Kardec a Parigi, e fa veramente effetto vedere come questa tomba sia costantemente attorniata di fiori freschi, ma piena zeppa di fiori freschi, ed è un punto di riferimento per una serie infinita di persone che vanno lì, si ritrovano lì intorno a quella tomba, esoteristi, persone, veramente sono rimasta colpita, perché questo mito rimane, evidentemente questo filone rimane. Evidentemente l'interesse non è sceso, anche se vogliono farlo negare a tutti i costi. Infatti.
Io credo che possiamo fermarci per una breve pausa. Restate con noi. Next station, Radio Flash. And who are you, me pretty fair maid? And who are you, me honey? And who are you, me pretty fair maid? Andiamo con il Lab Girl, As I Rode Out. Me mother's early hear me oh for did it the day did for did it the day ho. And when you come to me mother how when the sun is shining clearing, and when you come to me mother how when the sun is shining clearing, I open the door and I let you in, and the baby one who hears hear me oh for did it the day did for did it the day ho. In the middle of the night when the moon was shining clearing, so I went to house in the middle of the night when the moon was shining clearing. She opened the door and she let me in, and the baby one did hear us hurry oh for did did day did for did day did ho. And she took me horse by bridle and the bit and led him to the stable. And she took me horse by bridle and the bit. Torniamo a noi. Parlando di fantasmi, c'è una curiosa notizia che arriva dal CERN di Ginevra, che dice non esistono i fantasmi, perché se mai esistessero il Large Hadron Collider, l'LHC, li riscontrerebbe, li rileverebbe. Boh, questo è quello che dice un fisico del CERN, che ne ha parlato in una trasmissione recentemente, a una trasmissione radiofonica. Il fisico si chiama Brian Cox. E la spiegazione è questa, secondo lui. Secondo il modello standard, cioè quella teoria che descrive la materia e le forze dell'universo, non c'è spazio per un mezzo o una sostanza che possa traghettare informazioni sul nostro conto dopo la morte e che riesca a eludere le ricerche dell'LHC. Se vogliamo, dice, che ci sia uno schema persistente che porti
informazioni sulle nostre cellule viventi, allora bisogna specificare in quale mezzo è inserito e come interagisce con la materia di cui è fatto il nostro corpo. Ma io dico, da non addetta ai lavori, si smentiscono loro stessi, perché il CERN sta facendo delle ricerche sulla materia oscura. La materia oscura è quella che riguarda il 95% del nostro universo, e noi siamo stati al CERN, quindi il direttore del CERN in una conferenza stampa, dopo che c'è stata la scoperta del bosone di Higgs, ha detto: le nostre ricerche d'ora in poi si rivolgeranno alla scoperta della materia oscura. Questo vuol dire che il 95% del nostro universo non sappiamo di cosa sia fatto, non lo sappiamo. E quindi come possono affermare una cosa del genere? Ma a parte che mi sembra veramente la solita spiegazione, cioè bisogna sempre usare i mezzi che si hanno a disposizione per parlare di cose di cui in realtà non si sa nulla, per cui è un po' il solito discorso che fanno sempre gli skeptics, cioè il fatto di che puoi riprodurre un fantasma mettendoti un lenzuolo con due buchi davanti, e non è che vuol dire che i fantasmi non esistono, semplicemente fai una roba che quello è un falso, però non è detto che questo neghi l'esistenza di invece qualche altra cosa che magari non riesci a vedere. Perché questa affermazione mi sembra, come al solito, una di quelle robe che non hanno nessun senso, ma perché la scienza è andata fino a un certo punto, però che ne sai. Cioè, si parla di un ambito assolutamente il modello standard, sconosciuto. Il modello standard ha definito il 5% del nostro universo. Il 95% non l'ha definito perché non sa cosa sia. E questa è l'assurdità. Come fanno a dire una cosa del genere? Vabbè, al CERN ci sono moltissime persone veramente illuminate. Questo non è tra questi, no, evidentemente. Si vede che è un posto poco illuminato questo. Andrea, avevi ancora altre cose da raccontare? No, per esempio per quel che riguarda gli studi dell'universo olografico, tanto discusso, che poi oltretutto si collega anche poi agli studi fatti per quello che è tutto uno, insomma. Si ipotizzano e si fanno ricerche in modo da dire, ma queste entità di cui non si capisce, cioè non riusciamo bene a definirle, sono cioè per esempio noi vediamo c'è quelli che vedono la Madonna, per esempio, che poi fanno i luoghi sacri con la Madonna. Poi ci sono quelli che vedono i fantasmi, tipo Medjugorje, sì, cioè, quelle cose lì. Ma sono così effettivamente? Secondo questi studi c'è una parte di realtà che noi non riusciamo a definire, perché è una dimensione che noi non possiamo vedere, però che in qualche modo interagisce con questa. Su quello si può mettere una soggettività, nel senso che se uno ci vuole vedere quello, certo, la sua psiche, non lui come persona, cioè la sua parte sul profondo, quello che è, si metterà a dargli una definizione, comunque un'immagine. Però questo non vuol dire che non esiste, vuol dire che ci sono delle cose che noi non riusciamo a capire, e questo viene anche studiato un po' da questo Pibram che ha fatto cioè parla di questo universo grafico, viene anche citato l'entanglement e tutto. E questo diciamo che non dà delle definizioni assolute, dice: esistono questi fenomeni che non si riescono bene a definire, bisogna solo stare attenti a dire che esiste, cioè a dare una cosa netta, perché non riusciamo bene a capirli, però non è che non esistono. Ecco, questi però, esseri di luce, lui li chiama così, esseri di luce, che però è una luce che non siamo in grado di percepire, perché noi abbiamo solo 5 sensi, questi 5 sensi sono limitatissimi. Avessimo tantissimi sensi, probabilmente la realtà non sarebbe quella che vediamo, per cui è difficile dare delle cose così nette. Certo, il fenomeno delle apparizioni però potrebbe essere spiegato anche in altri modi. Potrebbero esserci dei fenomeni di viaggiatori del tempo, ad esempio quando si parla di queste entità luminose, la Madonna di Fatima, la Madonna di Medjugorje, e anche qua più vicino a noi, a Forno Canavese, c'è un tempio che parla proprio, fatto apposta per delle apparizioni che sono avvenute nel 1800 da una strana creatura con abiti che non avevano nulla di religioso, ad esempio. E fa pensare che potrebbero esserci anche altre spiegazioni, magari viaggi nel tempo.
magari persone che sono viaggiatori del tempo. Ma credo che comunque anche in questo campo esistano diverse casistiche. Un'ipotesi sicuramente quella che hai fatto tu è, cioè, una cosa secondo me estremamente valida. Ci sono anche delle altre testimonianze dove praticamente queste specie di fantasmi, che sono delle persone che per tutta la vita hanno fatto determinate cose in un determinato ambiente, poi dopo, quando queste apparizioni fanno le stesse cose, esatto, nello stesso ambiente, senza nemmeno interagire con la nostra dimensione, quasi come se fossero una proiezione, non so, di qualcosa, che come un loop, esatto, che questi vivono un po' in eterno. Quindi, voglio dire, credo che le possibilità siano tantissime. Infatti mi hai fatto venire in mente lo sciamanesimo druidico, che è la forma più antica di sciamanesimo, che parla di un percorso di morte e rinascita, un percorso in cui la morte sarebbe una prosecuzione della vita. In realtà noi parliamo della morte come fosse un qualcosa di che si chiude su una dimensione, ed sarà sicuramente così, ma come se non ci fosse più niente dopo, oppure dobbiamo rifarci a cose religiose che ci dicono che se ci comportiamo bene andiamo in paradiso e cose del genere, o ci rincarniamo. Ma in realtà, secondo lo sciamanesimo druidico, c'è semplicemente una trasformazione, così come c'è già in vita, perché noi ci trasformiamo già in vita. Se usciamo fuori dalla cultura maggioritaria, in realtà noi durante il percorso in vita, della nostra vita, tra nascita e morte, ci evolviamo anche se il corpo decade, ma si evolve qualcos'altro, una coscienza, in condizioni che dovrebbero essere naturali, si evolve una coscienza, una consapevolezza. Quindi dopo questa entrata in un'altra dimensione, che è quella che definiamo morte, secondo lo sciamanesimo druidico c'è tutto un altro percorso da fare. C'è un percorso che innanzitutto porta a cancellare quella che era l'identità, la parte che abbiamo recitato per tutta la vita. Che so, nello sciamanesimo druidico si fa l'esempio del classico, quello che potremmo definire oggi col termine di ragionier rossi, che dopo la morte continuerà per un certo tempo a essere il ragionier rossi, cercherà la ragionieria di Stato, cercherà di rapportarsi ai suoi colleghi, no? E quindi quello che dicevi tu, Luca, cioè continuerà a cercare ad affacciarsi da questa parte, fin tanto che non riesce a smaltire questo ricordo psichico, e si rivolgerà da un'altra parte, e allora lì comincerà il vero cammino. Questo mi sembra anche logico, tutto sommato, no? E questo spiegherebbe anche il perché di tutte le apparizioni di questi defunti, che in qualche modo cercano di nuovo il contatto con una dimensione, l'unica che loro conoscono. Beh, poi credo che comunque in questo discorso con un'altra dimensione ci possono finire varie cose, nel senso che un po' si dice sempre i defunti, però magari, come dicevi tu, per esempio, invece sono creature di altre dimensioni o di altro tempo, no? Esiste tutta una letteratura antica, per esempio nel mondo celtico, è ricchissima sul fatto di dimensioni fatate, cioè quindi di un mondo, se vuoi, parallelo, magico, che comunque ogni tanto interagisce, proprio come dicevi tu, specialmente in questo periodo, nel periodo che si avvicina a Samhain, dove si apre questa porta. E quindi, voglio dire, non è che debba per forza esserci una cosa soltanto di al di là, nel senso, no, di infatti, di non necessariamente defunti, ma come dicevi tu, come spiega anche bene lo sciamanesimo druidico, c'è tutta una cosmologia della macca, come viene definita, che però è una dimensione che va un po' al di là della vita e morte, no? È una cosa del conoscibile e inconoscibile, per cui esatto, visibile e invisibile. Esatto. E Giancarlo, che oggi non è qui, Giancarlo Barbadoro, come sapete, il nostro espertone, ha fatto tutta una serie di ricerche anche su questo, ha scritto anche dei libri, e in fondo le sue ricerche portano proprio, anche attuali, portano a considerare un'antica filosofia che però sembra che sia attualissima, perché ci dà un po' delle spiegazioni che a me sembrano piuttosto logiche, molto più avanti che non le religioni storiche
o le filosofie che nascono dalla New Age e cose del genere. E qua possiamo... Il fatto, quello che dicevi tu Luca, cioè la dimensione della Machka, popolata da tutta una serie di esseri che potrebbero sembrare del, cioè, definiti anche dell'Outremonde, potrebbe essere anche un'altra spiegazione di questi contatti, di questi richiami, che a volte sentiamo proprio dei richiami. Del resto la parapsicologia e i fenomeni paranormali parlano anche di questo, anche se sono invisi e non se ne può parlare, perché per carità... guardi i giornali, i media, si parla continuamente delle stesse cose fino alla nausea, cose molto banali calate nel quotidiano, ma mai si parla di queste cose che dovrebbero essere invece, secondo me, elementi di ricerca sul mondo in cui noi viviamo, perché il nostro mondo non è fatto solo di quello che vediamo, è fatto forse ancora di più di quello che non vediamo. Ma sicuramente... Secondo me questo qui è un periodo assolutamente oscurantista, ecco. A volte definiamo certi periodi storici come periodi un po' bui, però secondo me ci sono stati dei periodi nel passato dove questo tipo di ricerca era molto più sentita, era molto più... Più all'ordine del giorno. Sì, all'ordine del giorno, e comunque non veniva vista come una roba per persone balzane. Esatto. Cioè veniva comunque inserita con quasi una materia di studio, che come effettivamente è. Come dovrebbe essere. Direi che è anche molto interessante come argomento. Allora, andiamo con un po' di musica. Abbiamo ancora il Lab Graal con Living Universe. Start.
torniamo a noi. Allora, c'è una leggenda dello sciamanesimo druidico, mi faceva venire in mente Andrea, che è la leggenda di Cal, il primo uomo che morì. Carina, perché ripete un po' le cose che dicevamo prima, no? Ma sì, è molto sembra una cosa ovviamente molto attuale, perché, perché narra questa leggenda di questo personaggio che è Cal, che muore e che si trova in una situazione in cui però non si accorge di essere morto, per cui deve attraversare tutta una serie di esperienze, tra cui però si sente più leggero, il suo villaggio diventa sempre più piccolo, situazioni del genere in cui a un certo punto però ha cominciato a sentirsi più solo, più triste, e poi si accorge effettivamente di essere morto. Allora attraversa diverse esperienze, tipo finire nell'oscurità, fino a poi arrivare in un buco in cui si esce dall'altra parte. E che il famoso tunnel, il tunnel in cui trova poi la porta della scomparizione o porta di luce, tutta una serie di esperienze che poi lo portano a essere un Ardor in cui può effettivamente ritornare in qualche modo in contatto anche con questa dimensione. Cosa molto affascinante. È molto affascinante e anche molto attuale, perché mi fa venire in mente le ricerche di Moody, Raymond Moody, che ha scritto un libro, La vita oltre la vita, dove ha raccolto tutta una serie di esperienze che parlavano tutte della stessa cosa, c'è sempre il tunnel, ma anche di persone di religioni diverse, luoghi e culture diverse. C'è un quadro di Bosch, per cui medievale, in cui si vede un essere che attraversa questo tunnel verso la luce, per cui è un qualcosa che appartiene a diverse culture, non a una o l'altra. Tra l'altro, visto che abbiamo pochi minuti ancora, volevo dire ancora questo, che adesso la scienza dice che si sopravvive alla morte, però bisogna fare delle cose precise, bisogna attivare la consapevolezza, e pare che ci sia una parte di noi che non è mentale e che, se attivata attraverso tecniche di meditazione, può essere quella che sopravvive alla morte. E questo, anche questo ha una coincidenza incredibile con quello che dice lo sciamanesimo druidico. E per fortuna Giancarlo Barbadoro ce l'ha riportato ai nostri tempi, perché diciamocelo, è lui che si è fatto promotore di questa divulgazione, di questa filosofia, che è, direi, abbastanza importante. Quindi sopravvivere alla morte forse è possibile, sopravvivere nel senso di essere consapevoli che qualcosa di te sopravviva. E questo penso che possa essere proprio solo la meditazione che può aiutarci in questo. E a questo proposito io vorrei anche fare degli esempi. C'è una meditazione particolare che è fatta in movimento, che si chiama Kemovad, essere vento nel vento. Kemovad vuol dire danzare nel vento. E ci sono delle palestre che abbiamo attivato, diverse palestre che sono in vari posti come Torino, Fiano, Rivoli, Asti. E quindi questa meditazione in movimento, con poco tempo, con pochissimo tempo e poca fatica, riesce a far ottenere questa consapevolezza che dicevo prima. Queste informazioni, se volete informazioni sulle palestre, le potete trovare al sito kemovad.org. Già che ci siamo, cito anche il sito della rivista online Shan Newspaper, che è shan-newspaper.com, che approfondisce tutti i temi di questa trasmissione. Abbiamo, credo, pochissimi minuti, anzi uno, mi fanno segno che abbiamo un minuto, quindi io cosa posso fare? Devo salutarvi, ragazzi, grazie per la vostra Salutiamoci, speriamo di vederci ancora in questa dimensione. Nell'aldilà. se proprio va male, ci vediamo poi nell'aldilà. Adesso c'è Samhain alle porte, quindi ci vediamo in ogni modo. Becchiamoci. Non perdiamoci di vista. Ok. Allora, un saluto, chiudiamo qui il nostro appuntamento numero 647, tra poco ci sarà l'anniversario dei 15 anni di questa trasmissione, quindi grande festa, sì. Complimenti. Davvero, che costanza, anche chi ci ascolta. Salutiamo Luca. Molti saranno già morti. Molti saranno. Per favore. Ma ci ascoltano nell'aldilà, dall'aldilà. Infatti. Luca Colarelli, ciao Luca. Ciao a tutti. E salutiamo Andrea Lesmo. Ciao. Bob in sala regia. Ci diamo appuntamento per martedì prossimo. Vi saluta Rosalba Nattero con i Corpi Clani. Ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.